Ciao, benvenuta o benvenuto sul canale, io sono Alessandra e oggi inauguro una nuova serie di video dal titolo Tre motivi per leggere puntini puntini, che ha lo scopo di approfondire alcuni testi che mi sono rimasti particolarmente impressi per diversi motivi, come per esempio dal punto di vista emotivo, dal punto di vista narrativo, critico, storico, eccetera. Non ho intenzione di discriminare alcun tipo di genere letterario all'interno di questa serie di video e quindi aspettatevi fumetti, graphic novel, poesie, raccolte di racconti, anche se principalmente sono una fruitrice di narrativa e saggistica. Non so dirvi se questa nuova serie di video uscirà ogni mese, perché non è detto che ogni mese io incontri il libro del mio cuore, ma visti i resoconti degli ultimi anni delle mie letture, è molto probabile che diventi un appuntamento mensile. Fatemi sapere naturalmente con un like o con un commento se l'idea vi piace. Per forza di cose io integrerò all'interno di questi video anche la biografia dell'autore e dell'autrice, in quanto se è vero che l'opera deve prescindere sempre da chi l'ha scritta, è pure vero che molto spesso biografia dell'autore e dell'autrice e opera sono strettamente legati. Per comodità suddividerò questo video, che non sarà brevissimo, in capitoli, per cui voi potete muovervi e selezionare i capitoli che più vi interessano, ma vi ricordo che naturalmente il discorso è univoco, è importante seguire dall'inizio alla fine il video per comprendere anche cose che magari vengono dette dopo, è tutto molto legato. Cercherò nei limiti del possibile di integrare a questa tipologia di video anche del materiale esterno, quale per esempio altri video, fotografie o ancora recensioni particolarmente rilevanti, per rendervi il tutto un minimo movimentato. Naturalmente questa è la prima volta che ci provo, quindi cercherò man mano col tempo di diventare sempre più brava e regalarvi un prodotto che sia un minimo decente. Ma iniziamo subito. Premetto però che io non ho letto tutte le opere, tutti i testi di Goliarda Sapienza. Il mio primo approccio con l'autrice è stato con l'Università di Re Bibbia, che, come avremo modo di dire successivamente, è stato scritto dopo L'Arte della Gioia, ma è stato pubblicato prima, e ho letto poi una biografia edita Giulio Perrone Editore, scritta da Cutrufelli, di Maria Giudice, nonché la madre di Goliarda Sapienza. Questa mi è stata molto utile per capire e conoscere il contesto familiare all'interno del quale si inserisce Goliarda Sapienza. Goliarda Sapienza nasce il 10 maggio del 1924 a Catania, in Sicilia. I suoi genitori, vale a dire la sindacalista lombarda Maria Giudice e l'avvocato socialista Giuseppe Sapienza, si incontrano già vedovi e quarantenni, con 7 figli l'una e 3 figli l'altro, e si incontrano nel biennio 1920-1922, biennio in cui loro in prima persona lottano per l'espropriazione dei terreni in Sicilia, e biennio in cui viene trovato morto, affogato in mare, probabilmente ucciso dalla mafia, il figlio di Giuseppe Sapienza, Goliardo Sapienza. Questa è una delle prime pene della giovanissima Goliarda Sapienza, che 3 anni dopo nascerà e prenderà il nome del fratello morto. Se a queste si aggiungono anche la morte di 3 fratellastri sono andati via prematuramente, poco più che adolescenti, i problemi e le sofferenze, i problemi psichici della madre, che vive a stretto contatto con Goliarda Sapienza, e anche dall'altra parte il libertinaggio del padre, che è un uomo molto piacente, ama circondarsi di donne e ama farsi considerare l'avvocato del popolo, e in un'epoca molto difficile come quella fascista, fa sì che naturalmente
naturalmente, nonostante sia già una bambina prodigio, infatti ama cantare, ballare, anche una fabulatrice della parola, ed è molto brava a recitare, fa sì che comunque Goliarda Sapienza cresca con una sofferenza di fondo. A questa si accompagna anche il fatto che sin da piccolissima soffre di tubercolosi e di difterite. Goliarda Sapienza non frequenta la scuola, ma si trasferisce con la madre nel 1943 a Roma, dove inizierà a frequentare l'Accademia d'Arte Drammatica, diretta allora da Silvio D'Amico, molto famosa tutt'oggi a Roma. Tuttavia non si diplomerà nemmeno alla Silvio D'Amico, perché inizierà a contestare gli insegnamenti molto retrogradi dell'Accademia e fonderà insieme ad altri compagni contestatori una compagnia teatrale d'avanguardia affascinata dal metodo Stanislavski. Nel 1947 incontra Citto Maselli, un famosissimo regista italiano, e con lui inizierà una storia d'amore intensissima che durerà 18 anni, al termine del quale comunque i due rimangono amici. Grazie a questa relazione inizia a frequentare dei posti e degli ambienti esclusivi del neorealismo italiano e inizierà a lavorare come attrice in ruoli secondari, ma comunque interpretando personaggi, donna naturalmente, che sono fondamentali ai fini dell'intreccio della trama, e lavorerà non solo per Citto Maselli ma anche per registi quali per esempio Alessandro Blasetti, Luigi Comencini, Cesare Zavattini e Luchino Visconti. Ci sono anche altri argomenti, ne vuoi? Che andare in Vietnam a combattere è una vera e propria fuga dalla realtà. Che la regola base di qualunque lavoro politico rivoluzionario è sempre di operare nel proprio contesto storico e sociale. Che se i vietnamiti venissero in Italia a preparare la rivoluzione, i brasiliani in Irlanda, i greci in Indonesia, nessuna rivoluzione riuscirebbe, ne vuoi ancora? Quanti vuoi che te ne trovi? Oppure preferisci degli esempi? Tutti validi, convincenti, reali. E tutti falsi, invece. È proprio in questi anni che Goliarda Sapienza inizia a costruirsi una comunque sua personalità molto forte, ma nonostante sia una persona molto eclettica, curiosa e piena di voglia di fare e di conoscere, è una persona che soffre profondamente. Infatti nel 1962 tenterà il primo suicidio, al seguito del quale verrà sottoposta a diversi elettroshock, mentre nel 1964 risale il secondo tentativo di suicidio. Goliarda Sapienza muore il 30 agosto del 1996 come scrittrice senza fama, ex attrice del neorealismo italiano. Ad oggi però è finalmente considerata una delle migliori scrittrici italiane del Novecento. Tra le opere principali scritte da Goliarda Sapienza troviamo Lettera aperta, il suo esordio letterario del 1967, in cui tra l'altro partecipa e viene inserito tra i 12 finalisti del premio Strega naturalmente italiano, però non si classificherà tra i primi 5 classificati. A presentare Lettera aperta ci sarà Natalia Ginzburg, che a tal proposito dice: per molti versi più che interessante, pieno di una continua freschezza, di un'immediatezza spesso imprevedibile. Attraverso la delicata autobiografia dell'infanzia emerge la conquista della propria persona e lo scioglimento di quei vincoli che la opprimevano. Tuttavia, a vincere il premio Strega quell'anno sarà Anna Maria Ortese con Poveri e Semplici. Il suo secondo testo che viene pubblicato, questa volta del 1969, è Il filo di mezzogiorno. Inizialmente edito Garzanti, adesso La nave di Teseo ne ha fatto una nuova edizione del 2019 a cura di Angelo Pellegrino, nonché il marito di Goliarda Sapienza. È un testo che racconta il periodo di depressione che sfocia poi, e quindi la psicanalisi, la terapia, che sfocia poi nell'atto di suicidio. Dopo queste prime due pubblicazioni
c'è un silenzio di 10 anni. Nonostante Goliarda Sapienza abbia già terminato L'arte della gioia, in realtà il prossimo libro ad essere pubblicato sarà L'università di Re Bibbia nel 1983. Il testo che ho già letto racconta la sua esperienza in carcere, infatti Goliarda Sapienza viene arrestata perché è stata accusata di furto. In effetti lei ha rubato dei gioielli ad una sua amica amante molto ricca che l'ha umiliata per la sua povertà. In seguito Goliarda Sapienza dirà esplicitamente che lei desiderava essere arrestata e fare questa nuova esperienza. Infatti quando va a vendere i gioielli fa in modo che si possa risalire alle sue tracce. A tal proposito vi voglio mostrare, legato all'Università di Re Bibbia, anche all'altro testo che è stato pubblicato nel 1987, vale a dire Le certezze del dubbio, libro in cui ci parla della depressione che la affligge dopo essere uscita dal carcere ed essere ritornata nel mondo reale, nel mondo di tutti i giorni, libro che è una chiara denuncia sociale. Dicevo, vi mostro una breve intervista che Enzo Biagi ha fatto a Goliarda Sapienza, in cui si parla appunto di questa sua esperienza carceraria. Goliarda Sapienza, scrittrice, anche lei ha visto il carcere da un punto di vista di laurea di università, ha scritto L'università di Re Bibbia, risultato di una sua esperienza. No, ma veramente dico, in questo contesto io mi sento un po' imbarazzata, perché la mia è stata un'esperienza intanto breve. Fortunata. E poi mossa da un desiderio di testimonianza. Dopo, immagino, non prima. No, volevo andarci anche prima. Ha sempre desiderato andare in carcere? Sì, da molto tempo, sì, perché anche a casa mia si diceva che, come ha detto da allora, che il proprio paese si conosce conoscendo il carcere, l'ospedale e il manicomio. E quindi? E diceva però che purtroppo il carcere bisognava entrarci, bisognava andarci, sì. Bisognava andarci? A casa mia erano anarchici, bisogna pensare questo. Quindi la mia, io non ne posso parlare molto del carcere, posso solo dire che ho fatto benissimo ad andarci. Le vicende editoriali dell'Arte della Gioia sono travagliatissime. Calcolate che lo termina nel 1976, nel 78 è pronto per essere sottoposto alle diverse case editrici, ma verrà pubblicato in edizione integrale solamente postumo nel 1998. La prima persona a cui Goliarda Sapienza invia il suo romanzo è Enzo Siciliano, il quale a sua volta lo invia nel febbraio del 79 a Pau Tasso, che è l'allora direttore della Rizzoli, e il no ufficiale arriva nel maggio del 79, a seguito del quale Goliarda Sapienza andrà a Milano a parlare direttamente con Pau Tasso, ma la decisione non cambia. Nel settembre del 79, su un famoso quotidiano milanese, esce un articolo entusiasta di Adele Cambria, la quale ha potuto leggere il dattilo scritto, e all'interno di questo articolo si interroga sul perché gli editori italiani non pubblichino opere del genere, ma non solo non le pubblicano, ma soprattutto non le leggono nemmeno in alcuni casi, perché le opere, come dicevo prima, sono spesso legate, anche se non dovrebbe essere così, alle persone che le scrivono. In questo articolo si parla anche del no della Rizzoli, e quindi viene messo sotto attacco Pau Tasso, anche se naturalmente chi scrive l'articolo non ha parlato con Goliarda Sapienza. Dopo aver letto questo articolo, Pau Tasso scrive una lettera a Goliarda Sapienza accusandola di volersi vendicare di lui, e lei risponde in questo modo: «La Rizzoli non è diventata ormai che una succursale della ben nota famiglia cristiana, e pensare che io avevo confidato in lei sapendolo un erede delle idee di Vittorini». Nel frattempo il marito di Goliarda Sapienza, Angelo Pellegrino, ha mandato il manoscritto a Erich Linder, che era il più famoso agente letterario italiano. Tuttavia lui lo rimanda indietro, in quanto ha appena perso la moglie e di conseguenza non sta accettando alcun lavoro nuovo.
Tra il 1979 e il 1981 il romanzo viene inviato alle maggiori case editrici, quindi Feltrinelli, Einaudi, Mondadori, ma viene sempre rifiutato. Parallelamente nel 1979 Goliarda Sapienza manda il suo romanzo e parla delle sue sventure al presidente Sandro Pertini, il quale riparla con Pautasso, il direttore della Rizzoli, che a questo punto si dice interessato a prendere in considerazione la questione di poter pubblicare questo romanzo, a patto che Goliarda Sapienza lo dimezzi praticamente, ne tagli moltissime parti e gli dia un taglio meno sperimentale. Si giunge così fino al 1994, anno in cui viene pubblicato il romanzo in una sua prima parte da Stampa Alternativa. Così si pensa di pubblicarlo nella sua versione integrale, ma purtroppo giunge improvvisa la morte nel 96 di Goliarda Sapienza. A questo punto le sorti dell'Arte della Gioia sono solo in mano a Angelo Pellegrino e di conseguenza a sue spese pubblica all'incirca, fa stampare un migliaio di copie dell'Arte della Gioia in versione integrale, pubblicate sempre da Stampa Alternativa, ma tuttavia nonostante il romanzo venga inviato a critici e altri scrittori passa sotto silenzio. Arriviamo fino al 2001, anno in cui l'allora direttrice di Rai 3 decide di dedicare a Goliarda Sapienza un programma chiamato Goliarda Sapienza, l'arte di una vita, che desta molto interesse non solo in critici ma anche in scrittori, personaggi di spicco, e ci fu una ristampa un po' più sostanziosa di L'arte della gioia. Ma il vero successo di questo romanzo si otterrà solamente all'estero grazie al passaparola di tre donne tra Germania, Francia e Spagna. Infatti nel 1998 questo romanzo suscita la curiosità di Waltraud Schwarze, o come si pronuncia, non ne ho idea, che è una scopritrice di nuovi testi, di nuovi testi soprattutto di narrativa. A questo punto Schwarze invia il romanzo, anzi telefona a Viviane Mi in Francia, una sua amica francese, parlandole di questo romanzo e dicendole che è molto interessante, molto sperimentale. A questo punto Viviane Mi lo spedisce alla sua traduttrice, che la richiama dopo 5 giorni entusiasta, ed è proprio in quel momento che diventa un successo soprattutto in Francia. Da questo momento in poi il romanzo, dopo essere diventato un caso letterario all'estero, otterrà l'attenzione anche dagli italiani. Dice Angelo Pellegrino che L'arte della gioia è un romanzo maledetto in quanto a causa sua Goliarda Sapienza diventò povera, soffrì tantissimo e finì anche in carcere. Prima di iniziare con i tre motivi per leggere L'arte della gioia, volevo lasciarvi con una piccola chicca sull'iter di scrittura che seguiva Goliarda Sapienza, ci viene raccontato sempre da suo marito. Angelo Pellegrino ci dice che Goliarda Sapienza era solita scrivere tutti i giorni, dal lunedì al sabato, esclusa quindi la domenica, dalle 9:30 alle 2 circa di pomeriggio. Dopodiché nel pomeriggio leggeva ciò che aveva scritto alla sua amica Pilou, che era una lettrice appassionata, e dopo era solita cucinare la cena per tutti quanti, tutti gli amici, come anche sua madre. Da questo punto di vista sono molto simili, erano delle ottime cuoche, ed era solita poi uscire, bighellonare, andare in giro con i suoi amici, e beveva e fumava molto. Scriveva sempre su fogli extra large che poi piegava in due, e aveva un tipo di scrittura molto minuta e molto particolare con gli accapo. Infatti ricordava una scrittura cardiaca da elettroencefalogramma. Banalmente possiamo dire che L'arte della gioia è un romanzo di formazione di Modesta, che nasce e cresce in un posto poverissimo, poi viene trasferita in un convento e alla fine diventa nobile. È un romanzo molto importante perché al suo tempo è stato considerato scandaloso e rompe tantissimi tabù. Primo motivo per cui vale la pena leggere L'arte della gioia:
è modesta. Modesta è tutto fuorché una persona modesta. È sin da subito una bambina molto sfacciata, molto capricciosa, ma anche molto sveglia e curiosa. Viene sottoposta a violenza all'età di 9 anni, vive con la madre e la sorella che lei ironicamente chiama mongoloide, è una sorella affetta da una disabilità, anche se non ci viene spiegato bene che tipo di disabilità. La madre e la sorella muoiono in un incendio e lei rimane orfana, viene trasferita all'interno di questo convento dove viene presa sotto l'ala protettiva di Suor Leonora, una superiora che era molto ricca, proviene da una famiglia molto molto ricca, ma ha deciso per diversi motivi di dedicarsi a Dio e alla fede. E proprio in questi anni, quelli che lei passa al convento, conosce personaggi fondamentali per la sua formazione, come Mimmo, il giardiniere, ma allo stesso tempo che capisce cosa vuole essere e cosa non vuole essere nella sua vita. Sono anni in cui alterna anche stati di depressione, perché le suore, nonostante vogliano inserirla nel mondo della fede, quindi hanno l'obiettivo per Modesta di farla diventare una monaca, una suora, in realtà c'è anche la possibilità che venga trasferita in orfanotrofio, cosa che lei non vuole assolutamente. Quindi, per evitare questa cosa qui, si ingegna, si può dire che ha una mente anche un po' perversa, in modo tale da proseguire insieme alle suore, insieme alle quali non si sa benissimo ma nemmeno troppo male. A questo punto muore Suor Leonora e la inserisce nel suo testamento, chiaramente prima di morire. Quindi Modesta viene trasferita alla Villa del Carmelo, che è la villa dei familiari ricchi di questa superiora che è appena morta. Lì incontrerà Beatrice Cavallina, che diventerà, nonché la principessina della Villa del Carmelo, che diventerà una sua amica indissolubile, con la quale creerà un legame particolarissimo. Ma soprattutto Modesta pensa di dover prendere voti per rimanere in quell'agio, in quella famiglia facoltosa, ma poi escogita un modo, si rende conto che c'è un modo per non diventare suora, ma rimanere comunque all'interno della Villa del Carmelo e vivere lì. Da qui ha inizio la vera e propria maturazione di Modesta, che, come dicevo prima, diventerà una nobile e rimarrà per sempre alla Villa del Carmelo. Da questo punto in poi entreranno nella vita di Modesta tantissimi personaggi, più o meno positivi, ma soprattutto positivi, a partire dalla servitù fino ad arrivare agli avvocati, medici, eccetera, tutte le persone degli ambienti di spicco dell'epoca. Ma lei non si farà influenzare mai da nessuno. È una donna che sa quello che vuole e che è disposta a tutto pur di ottenere quello che vuole. È una donna libera, anarchica, che crede nell'amore ma non crede nel matrimonio, è bisessuale. Molti, parlando con alcune ragazze e alcuni ragazzi dell'Arte della Gioia, mi hanno detto che non hanno apprezzato a tutto tondo questo romanzo proprio per il personaggio di Modesta. Però bisogna, secondo me, anche contestualizzare un po' il tutto. Modesta è una persona che ha sofferto tantissimo sin da piccolissima ed è stata sottoposta a delle violenze che noi nemmeno possiamo riuscire ad immaginare. È una donna che, proprio perché ha subito molestie, violenza e ha passato dei brutti periodi ed ha avuto dei brutti traumi, ha deciso a un certo punto della sua vita di perseguire la sola arte della gioia, e da qui il titolo del romanzo. Ci ritorneremo tra l'altro alla fine del video, però la filosofia che sta alla base del romanzo e la filosofia di vita di Modesta è proprio questa: è l'arte della gioia, perseguire ad ogni costo l'arte della gioia, e quindi quello che fa felice Modesta, quello che vuole Modesta. L'arte della gioia è anche e soprattutto un romanzo politico, per cui nel corso della narrazione Modesta verrà a contatto con tantissimi personaggi politici, sia di una fazione che dell'altra, quindi socialisti, comunisti, fascisti e via dicendo. E proprio questo si lega al secondo motivo
motivo per cui leggere L'arte della gioia, che è la questione politica e la fusione tra vita e opera. L'arte della gioia non è un romanzo autobiografico, tuttavia è indubbio che Goliarda Sapienza prenda spunto dai personaggi incontrati durante la sua vita e li abbia resi sulla carta in personaggi di finzione. Goliarda Sapienza nasce nel 1924, Modesta nasce nel 1900, si può dire quindi che il romanzo è un tentativo di divorare il secolo, di farsi genitore dei suoi stessi genitori, capire cosa c'era prima di lei e quindi è un modo per sdoppiarsi. Abbiamo allora il dottore Carlo Civardi, che è un uomo molto colto che viaggia per il mondo e riporta a Modesta i cambiamenti politico-sociali del mondo e grazie al quale Modesta si avvicina al mondo della politica. Carlo Civardi nella vita reale è stato compagno della madre di Goliarda Sapienza, Maria Giudice, con la quale ha vissuto in libera unione dal 1903 e con la quale ebbe 7 figli. Gli viene chiesta in un'intervista se Modesta fosse una persona che assomigliasse a Goliarda Sapienza. Goliarda risponde che no, in realtà Modesta è l'insieme di tutte le donne che ha conosciuto e ha incontrato durante la sua vita, ma soprattutto è l'insieme di sua madre, Maria Giudice, e di Wally Toscanini, una vecchia amica di Goliarda Sapienza. Ma se è vero che Maria Giudice vive all'interno del personaggio di Modesta, è pure vero che all'interno del romanzo ha una vita propria. Infatti compare da metà romanzo in poi come personaggio politico. Addirittura Beatrice Cavallina, l'amica di Modesta, scriverà sul suo diario riguardo a Maria Giudice: ha lavorato fin da ragazzina con i sindacati, è stata molto volte in prigione e torturata. Non deve essere così giovane come sembra, perché Carlo ha detto che è stata una compagna che ha partecipato agli scioperi su nel continente. E come nella realtà, anche nel romanzo, Maria Giudice è amica di Angelica Balabanov, con la quale si incontrano in Svizzera durante la prima gravidanza di Maria Giudice, quando scappa da una condanna per reati di opinione. Ma si parla anche di altri personaggi realmente esistiti, soprattutto del mondo politico, quale per esempio Maria Montessori, che viene descritta come una giovane donna in mezzo ad un mucchio di uomini. Mi viene da dire che quindi L'arte della gioia è intrinsecamente un romanzo femminista, perché dà moltissimo spazio ai personaggi femminili senza mai svilire personaggi maschili positivi, naturalmente. Il terzo motivo per cui vale la pena leggere L'arte della gioia è la presenza di tantissimi dialoghi e di diversi registri stilistici. Infatti noi conosciamo l'evoluzione di ogni singolo personaggio attraverso il suo dialogo con altri personaggi. Il romanzo, che conta all'incirca 500 pagine, è per la maggior parte dialogato e questo fa sì che sia molto dinamico, molto veloce e molto appassionante. Molte persone hanno mosso, diciamo, tra virgolette, delle critiche nei confronti del romanzo, perché è pieno di punti morti, e con punti morti si intendono dei punti che ai fini della trama non sono fondamentali, ma questo accade perché Goliarda Sapienza non ha fretta, lei vuole accompagnarci nell'evoluzione di ogni singolo personaggio in maniera calma, raccontandone anche le cose apparentemente non preponderanti, non importanti. Dal punto di vista stilistico devo dire che non è semplicissimo L'arte della gioia, perché gli stessi dialoghi sono in siciliano o, se non proprio in dialetto, vengono scritti comunque con la cadenza siciliana e quindi per esempio i verbi alla fine. Da siciliana ho personalmente amato questa cosa, però mi rendo conto che il dialetto di Goliarda Sapienza è un bel po' datato, quindi anche io stessa ho dovuto rileggere a volte più di una volta determinate frasi perché non ne capivo il senso. Detto ciò, gli stili, che i registri stilistici che vengono utilizzati all'interno del romanzo sono i più disparati, si passa dall'aulico al linguaggio popolare, perché se è vero che Modesta incontra personaggi di spicco, medici, avvocati, politici, eccetera, è pure vero che dall'altra parte abbiamo il popolo, la servitù, tra virgolette, di Modesta, che poi in realtà sono le persone a cui lei tiene di più, sono le persone
persone sono delle persone ignoranti ma che hanno grandissimo cuore. Altra difficoltà, che però io chiamerei particolarità, anche se all'inizio non capivo, è il continuo sdoppiarsi della terza persona in prima persona, cioè c'è un passaggio quando non ci sono i dialoghi tra terza persona e prima persona narrante. Questo è, secondo me, col senno di poi mi rendo conto che è un bellissimo tentativo di guardarsi da fuori, sdoppiarsi e uscire e rientrare continuamente da se stessa. Bene, questi erano secondo me i tre motivi per cui vale la pena leggere L'arte della gioia, ma ne voglio aggiungere un quarto senza però approfondirlo, cioè, e ne abbiamo parlato prima, la filosofia stessa del romanzo, vale a dire il perseguire ad ogni costo l'arte della gioia. A proposito, Modesta afferma: no, non si può comunicare a nessuno questa gioia piena dell'eccitazione vitale di sfidare il tempo in due, d'essere compagni nel dilatarlo, vivendolo il più intensamente possibile prima che scatti l'ora dell'ultima avventura. Bene lettrici e lettori, anche oggi ho finito con il mio sproloquio. Vi ricordo che nel box informazioni trovate i link di affiliazione Amazon per, se volete naturalmente, acquistare i libri di cui vi ho parlato oggi, in particolare L'arte della gioia. Voi non avrete alcun sovrapprezzo, ma Amazon mi ricompensa con una piccola percentuale sull'acquisto. Trovate inoltre nel box informazione tutti i link delle piattaforme social sulle quali sono attiva, il link del mio gruppo di lettura Telegram, gruppo di lettura femminista Amazzoni Letterarie, e diversi modi per sostenere il canale, quale per esempio la pagina Ko-fi o la mia wishlist Amazon. Ma la cosa più importante che voi possiate fare per sostenermi, per sostenere il mio progetto, è sicuramente mettere like e quindi interagire con questo video, ma soprattutto iscrivervi al canale e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati. Fatemi sapere nei commenti se questa nuova tipologia di video vi può interessare, se vi piace l'idea, se siete felici del fatto che possa uscire un video del genere ogni mese. Io al momento vi saluto, vi mando un grosso abbraccio, al prossimo video, ciao! Dove sei nata, Gogliarda? Dunque, io sono nata a Catania, ma ci tengo molto perché sono nata a San Berillo, che è un quartiere come fosse qui Trastevere, ma molto più malfamato. Eravamo 7 rimasti da 10, sarebbero stati i figli, e dei quali 3 perduti. Non è che voglio fare pianti o cose del genere, perché era la storia di allora, 3 perduti nella lotta antifascista, come allora si chiamava. Cioè la lotta prima per il padronato. Contro il padronato e dopo per il fascismo. E ne ho persi 3, se no saremmo stati 10. Una banda incredibile, straordinaria, dove c'era tutto. Scusa se un attimo, un altro salto la tua domanda, perché c'era tutto. Era veramente, perché le famiglie piccole non vanno, capito? Perché c'era, io ho l'esempio di casa mia, c'era tutto, c'era già per esempio il leninista sanguinario, che era un mio fratello, che insultava mio padre e mia madre perché erano socialisti utopici e anarchici. Poi c'era il conservatore che diceva che l'unica strada, come dicono adesso, è la via di mezzo. Insomma, io ho vissuto in una piccola società, hai capito? No, ti chiedevo a che punto eri tu della... Dunque, io ero l'ultima. E naturalmente, come ultima, ho pagato tutte le conseguenze e ho avuto anche tutte le gioie, perché avevo dei fratelli che... quello più giovane prima di me aveva 16 anni più di me. Quindi tua madre aveva già una certa età quando sei nata? 48 anni. 48 anni. Sì, e lo fece di avere un figlio, lo fece perché mio padre aveva perso Gogliardo, affogato dai mafiosi allora, già col padronato, all'inizio del fascismo nel 22.